L'insegna di un negozio sporge leggermente rispetto al muro su cui è appesa, formando con esso un angolo di 5 gradi. L'insegna è alta 74 cm e ha una massa di 8,9 kg. L'estremità superiore è fissata al muro, ai due lati destro e sinistro, con due cavi perpendicolari all'insegna. Calcola la tensione dei due cavi. Proviamo a fare questa considerazione. Se ci fosse una persona che dovesse reggere da sola il peso dell'insegna, tutto il peso dell'insegna sarebbe a carico di questa persona. Viceversa, se fossero in due le persone che dovessero reggere l'insegna, queste persone si dividerebbero potenzialmente in modo equo quello che è il peso dell'insegna, quindi su ciascuna persona peserebbe di meno l'insegna. Il fatto che l'insegna è leggermente inclinata e quindi non attaccata al muro vuol dire che una parte del peso dell'insegna è scaricato sul muro stesso, alleggerendo così il peso complessivo agente sulla persona che regge l'insegna. Andiamo ora a vedere queste premesse che effetto hanno sul nostro esercizio. Allora, innanzitutto facciamo la considerazione che l'insegna è ferma e che quest'insegna e che questa insegna è fatta in questo modo qui. Rifacendo il disegno, ha dei cavi perpendicolari all'insegna stessa che la tengono ferma, è appoggiata al muro in un estremo e c'è la forza peso che agisce su questo punto qui. Ora, siccome l'insegna è in equilibrio, sicuramente il momento totale delle forze è uguale a zero. Ma il momento totale delle forze è data dal momento della forza peso più il momento della tensione dei fili. A questo punto possiamo scrivere che il momento della forza peso più il momento della tensione dei fili è uguale a zero, quindi il momento della forza peso è uguale almeno il momento della tensione sui fili. Rispetto al nostro disegno, consideriamo questo punto, il punto O, il punto del sistema di riferimento dove andiamo a definire i nostri momenti delle forze. Quindi il momento della forza peso sarà uguale a il braccio, in questo caso è la lunghezza dell'insegna, per il vettore forza peso. Siccome si tratta di un prodotto vettoriale, sappiamo che un prodotto vettoriale è uguale al prodotto dei moduli dei vettori per il seno dell'angolo fra essi compreso. Quindi questo è l'angolo alfa di 5 gradi, ma siccome questi due angoli sono alterni interni di due rette parallele, la forza peso e il muro, anche quest'angolo qui è un angolo alfa di 5 gradi. Quindi possiamo dire che il momento della forza peso è uguale a L forza peso per il seno dell'angolo alfa. Il momento della tensione dei fili invece sarà dato da
sempre rispetto al nostro sistema di riferimento. Questo è il nostro braccio, la lunghezza L. Siccome in questo caso i fili sono perpendicolari al braccio, quindi il vettore FT sarà tale per cui questo prodotto vettoriale sarà dato da L per FT. Quindi riprendendo la nostra relazione che abbiamo trovato, possiamo dire che L forza peso seno di alfa è uguale a L per F per la tensione dei fili. Possiamo metterci il segno meno che indica che ha direzione opposta. Quindi la tensione sui fili è uguale a L FP sen alfa diviso L, L con L si semplifica, uguale FP seno di alfa. Facciamo adesso qualche considerazione sulla forza peso. La forza peso sull'insegna è data dalla massa dell'insegna per l'accelerazione di gravità, ma questa formula andrebbe bene nel nostro caso se la massa dell'insegna fosse concentrata tutto in quest'unico punto. E così non è, perché noi abbiamo una massa dell'insegna che probabilmente ha un peso uniformemente distribuito su tutta la grandezza dell'insegna stessa. Quindi facciamo, diciamo, una piccola semplificazione, cioè quella di considerare la massa dell'insegna concentrata ai due estremi. Quindi è come dire che la massa dell'insegna di 8,9 kg è in parte concentrata qui per 4,45 kg e qua per 4,45 kg. A questo punto, se vado a sostituire questo valore all'interno della formula, mi viene che la forza della tensione è uguale a 4,45 kg per 9,8 metro fratto secondo quadrato per il seno di 5 gradi, che è uguale 43,61 per 0,087 kg metro su secondo quadrato, uguale a 3,8 arrotondato newton. Quindi la forza totale che agisce sui due cavi è uguale a 3,8 newton. Ma se volessimo sapere, visto che ci sono due cavi, qual è la tensione sul singolo cavo, noi sappiamo che la forza della tensione totale sui due cavi, totale, è uguale alla forza della tensione sul primo cavo più la forza della tensione sul secondo cavo. Consideriamo la lunghezza dei due cavi uguale, quindi la tensione sul primo cavo sarà uguale alla tensione sul secondo cavo, quindi FT1 uguale FT2, da cui la forza della tensione totale la possiamo scrivere come FT1 più FT1 uguale 2FT1, e quindi la forza che agisce sul singolo cavo
è uguale a 3,8 newton diviso 2 uguale 1,9 newton. Quindi questo, il primo è il valore, la tensione che devono tenere entrambi i cavi. 1,9 newton è la tensione che tiene un cavo. Ricordiamo che il meno scritto in questa equazione, anche se non l'abbiamo riportato nei passaggi successivi, ha il significato di dire che la forza di tensione del filo è contrario alla componente orizzontale della forza peso, cioè la componente orizzontale della forza peso che agisce sull'insegna, a questa componente si contrappone la tensione del filo, che ha stessa direzione e verso opposto. Questo perché se le forze applicate nello stesso punto hanno stesso braccio rispetto al nostro sistema di riferimento, stessa direzione e verso opposto, si annullano. Quindi l'insegna rimane, resta in equilibrio.